Welcome everyone. In this video, we'll be hearing a customer success story from eMarolio. We're excited to be joined by Maurizio Chiavazza, an IT Infrastructure Manager and System Administrator for eMarolio. We're also joined by Eduardo Bedini, a Marketing Programs Manager here at Microfocus, and myself, Q Mangus, a Product Marketing Manager here at Microfocus. We will be hearing a short interview that we recorded for Universe 2021, where Maurizio will be discussing his infrastructure and the solutions that Microfocus offers to solve the challenges that they have. Now, before we get into that, I'd like to give a short background of eMarolio and a little bit about the solutions that Microfocus offers. Let's begin. eMarolio is one of the most significant European textile companies. It operates 7 manufacturing and office sites located in Bulgaria and Italy, and it has a team of about 2,200 on staff. Now, there was a number of challenges facing eMarolio that they needed to address. They had issues with people being able to access their system. They had a terminal emulation solution that had some limitations in its functionality. For example, it was very difficult to track and control user licenses, which resulted in critical users being denied access, which really affected productivity. eMarolio also had a need for a web-based access solution. There's a number of salespeople that are closing orders with clients and plant managers that are on the factory floor that are taking inventory that need to be able to access that system remotely. Finally, the terminal emulation solution that they were using had outsourced its development and maintenance, and so they were concerned about the future roadmap for that solution. Security was also top of mind for eMarolio. They wanted to make sure that they knew who was accessing the system and that only the right users were getting access to the mainframe. And so we were able to offer them a solution with the Microfocus Host Access Management and Security Server, also known as MSS. What can be done there is there's central control of all host access operations. And in the case of being able to provide security, we can check the users at the door. Do we know who this person is? Is this person authorized to access the system? If not, they're not allowed. And MSS does this by integrating with the LDAP directory for authentication. This enhances the security and makes sure that only the correct person who is authorized to access the system actually is able to do so. This really helps comply with data privacy regulations such as GDPR and enhances those, you know, those 8-character mainframe passwords because it goes through MSS and allows for that additional authentication. Also with MSS, eMarolio is able to centrally manage both their desktop terminal emulation and their zero footprint terminal emulation. That was really important for eMarolio. They were able to take central control of all the management of all host connectivity activities while providing that security that I talked about. Additionally, we were able to offer our zero footprint terminal emulation solution called Host Access for the Cloud. Host Access for the Cloud is an HTML5 emulator that gives that zero footprint option and flexibility for those users that were not able to access the system before, for those remote users that we talked about. So now those users can access the system if they're on the floor or if they're closing a deal. They now have that option. So eMarolio is using our Reflection Desktop product for desktop-based terminal emulation, Host Access for the Cloud for that zero footprint web-based HTML5 access, and MSS, or the Host Access Management and Security Server, to be able to manage all of these access methods, both the desktop terminal emulation and the zero footprint terminal emulation. So let's go ahead and show the video that we recorded earlier with a little interview that we had with eMarolio, where they're going to go through their environment and discuss how Microfocus has helped them. Okay. Buongiorno, dottor Chiavazza, e la ringrazio per aver accettato la nostra intervista e le do il benvenuto a Microfocus Universe 2021. E innanzitutto volevo chiederle se può presentare Miroglio e le motivazioni che l'hanno spinta ad affrontare un complesso progetto di rehosting. Vabbè, allora la eMarolio, l'Edoardo Miroglio è una, diciamo così, si è staccata dalla casa madre che è il gruppo tessile Miroglio intorno al 2006, quando uno dei titolari, in particolare il signor Edoardo Miroglio, ha deciso di intraprendere l'attività imprenditoriale per conto proprio.
Abbiamo vissuto alcuni anni ancora dal punto di vista di information technology agganciati al gruppo Miroglio utilizzando i vari mainframe IBM S9000 con MWS e poi verso il 2009 abbiamo cercato e pensato di fare un rehosting su piattaforme distribuite. Abbiamo fatto una migrazione verso PowerPC IBM utilizzando il TXSERIES e gli ambienti AX. La nostra storia è abbastanza breve, abbastanza giovane come società, ma siamo riusciti negli ultimi periodi a espanderci molto nei confronti verso tutto il mondo orientale, Francia, Romania, Bulgaria principalmente, dove abbiamo il grosso dei nostri stabilimenti. Contiamo circa 3.000-3.500 dipendenti, abbiamo stabilimenti produttivi in Bulgaria, in Serbia, stabilimenti produttivi barra commerciali in Cina. Siamo partiti 2 anni fa con una joint venture con una società cinese e questo dal punto di vista di azienda. Dal punto di vista informatico, che forse è quello che mi si addice un po' di più, essendo in questo ambito ormai da 40 anni, siamo partiti con una migrazione arrivando da mondo IBM verso mondo IBM, perciò PowerPC e TXSERIES. Col passare del tempo però abbiamo incominciato a vedere, notare una certa problematica nei confronti del mondo IBM del TXSERIES, cosa che tante funzionalità non ci davano, avevamo seri problemi per tutto quello che riguardava la parte di connessione al mondo TXSERIES, all'utilizzo e alla compilazione di tutto il mondo COBOL che c'è dietro. Noi, i nostri sistemi funzionano ancora col classico COBOL DB2, e questo ci ha portato comunque a guardarci un pochettino intorno. 4-5 anni fa abbiamo scoperto Micro Focus e di lì abbiamo iniziato una ottima collaborazione. Inizialmente con tutto quello che riguardava la parte di sviluppo, adesso anche con la parte di produzione per quello che riguarda l'emulatore Reflection. Siamo partiti da un annetto circa in produzione, man mano che mettiamo mano ai vari utenti, partiamo con questo nuovo software. È stato fatto un lavoro, direi, ottimo da parte dei tecnici di Micro Focus, che sono stati pienamente, disponibili soprattutto a, diciamo così, mettere in pratica i nostri pensieri, cioè il poter avere un sistema centralizzato, configurabile centralmente, gestibile in un unico punto e il più elastico possibile, cosa che con il mondo precedente non potevamo fare. Il mondo precedente, il classico personal communication tra 270, ci portava a creare una miriade di strutture, una miriade di configurazioni che cominciavano a essere un pochettino abbastanza noiosa nel gestirle e a farci perdere parecchio tempo per poter rintracciare eventualmente problematiche da parte degli utenti. Con Reflection abbiamo fatto un notevole salto di qualità da quel punto di vista lì. Cioè, la configurazione delle sessioni, la configurazione del workspace è centralizzato, ogni utente ha le sue sessioni e tutto viene fatto dal punto di vista IT, basta creare uno shortcut sul desktop e tutta la parte viene configurata. Non ho altro da dire in merito a questo. Chiarissimo. No, assolutamente, ma quindi diciamo se, insomma, la prossima domanda che vorrei farle è proprio quella, diciamo, di illustrarmi magari, non so se c'è stato un percorso di scelta che vi hanno appunto poi portato alla scelta effettivamente di Micro Focus, perché abbiamo parlato della fiducia che poi, diciamo, ha trovato nei nostri professionisti, però diciamo il percorso di scelta, se c'è stato effettivamente, qual è stato. Diciamo che tutto è nato, come dicevo, 4-5 anni fa, quando abbiamo incominciato a guardarci attorno per trovare uno strumento che ci permettesse di sviluppare, di implementare, di poter soprattutto debuggare i nostri programmi COBOL. Questa era la grossa spada di Damocle che avevamo sulla testa, nel senso che nel momento in cui dovevamo mettere mano a qualche programma andavamo un pochettino al buio, non avevamo strumenti di debug, non avevamo strumenti di test, e le modifiche venivano fatte un pochettino al buio. Tant'è
calcoli che noi siamo, io e altri miei colleghi, siamo vecchi cobolisti. Io ho cominciato nel lontano 81 a programmare in Cobol, perciò è un mondo che conosco ormai da ben 40 anni. E guardandosi attorno abbiamo trovato che la soluzione migliore, perché a tutti gli effetti è stata la soluzione migliore, è stata quella di utilizzare come ambiente di sviluppo Micro Focus, il Visual Cobol, integrandolo col Cobol AX che avevamo attualmente in produzione. E questa è stata la scelta primaria, la più vecchia. Conoscendo Micro Focus, conoscendo le persone con cui abbiamo lavorato, che direi dei professionisti di altissimo livello, che ancora adesso ci confrontiamo e chiediamo suggerimenti e eventuali soluzioni, a quel punto, nel momento in cui ci siamo trovati davanti alla problematica dell'emulatore, il vecchio personal communication tra 270, vuoi per una serie di costi, vuoi per una serie di sviluppo da parte dell'IBM, che non è mai stata molto elastica da questo punto di vista su queste piattaforme, su questi software. Ci siamo guardati attorno, abbiamo avuto notevoli problemi sulle ultime versioni di sistemi operativi e la prima società a cui abbiamo chiesto è stata Micro Focus. Naturalmente ci hanno risolto il problema. Diciamo che quello che cercavamo l'abbiamo trovato. Adesso lo stiamo sfruttando, secondo me, al 10% delle sue potenzialità. Ma l'importante era poter fare quello che fino adesso abbiamo fatto, anche per non cambiare troppo l'ambiente di lavoro principale da parte degli utenti. Per noi il CIX è il cuore del nostro sistema, parte tutto di lì. Un sistema scritto, è cominciato a scrivere 30 anni fa e che ancora adesso utilizziamo, perché la nostra azienda è COBOL dependent. Il CIX è stato utilizzato per scrittura di programmi calzati e vestiti per la nostra azienda. Proprio un vestito che ci è stato cucito addosso. Abbiamo provato a vedere altre alternative, ma purtroppo quando sviluppi tutto il tuo ERP interno alla tua immagine e alle tue necessità, è molto difficile trovare qualcosa che ti permetta di fare la stessa cosa nello stesso modo e alle stesse velocità. Assolutamente sì. Il nostro ERP gestisce dall'ordine di produzione, dall'ordine del cliente alla produzione, all'avanzamento della produzione. Abbiamo in qualunque momento, conosciamo la perfetta situazione, riusciamo a dare ai nostri clienti le date di consegna del loro prodotto, fino alla singola pezza, sapendo la qualità, sapendo praticamente tutto. E questo è impossibile da replicare o da trovare un'altra soluzione, perciò la nostra strada è stata quella. Diciamo che abbiamo fornito una soluzione che era fondamentalmente, diciamo, fatta su misura per l'abito, sì, che avevate precedentemente creato, esatto, voi. Esatto, anzi, come dicevo, lo stiamo utilizzando al 10%, perché come ci hanno detto i vostri colleghi irlandesi, noi abbiamo una Ferrari e lo stiamo guidando su una strada di campagna in questo momento, però abbiamo una Ferrari sotto, perciò la potenzialità c'è, noi di qui in avanti possiamo soltanto sfruttarlo al meglio. Assolutamente sì. Cosa che prima eravamo ingessati col vecchio personal communication tra 270, che faceva quello punto e basta, e ci creava abbastanza problematiche. Abbiamo certo, più di un utente che è stato andato in blocco con le nuove versioni di sistemi operativi perché l'emulatore non lo gestiva più. Assolutamente sì. È tutta un'altra musica, come si dice. Abbiamo snellito un po' anche i processi, mettiamola così. Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Ma anche i nostri processi come IT, nel poter installare, nel poter configurare, nel poter dare a degli utenti il loro strumento lavorativo, è molto facile. Cioè, nel momento in cui i miei colleghi preparano un nuovo computer, hanno già tutto configurato, gli installano uno shortcut. Prima devono andarci a cercare lo shortcut delle sessioni relative, copiarle, controllarle. Ognuno poteva capitare che
gli utenti si fregassero le sessioni tra di loro, perché a tutti gli effetti erano su un percorso di rete. Adesso assolutamente sì. È tutto centralizzato, tutto configurato tramite policy, e l'utente ha quello strumento, ha quelle sessioni, ha quella configurazione, non può sgarrare, diciamo. Certo, quindi diciamo mi ha un po' elencato, diciamo, quali sono stati poi effettivamente i miglioramenti che sono stati apportati con l'utilizzo della nostra tecnologia. E l'ultima domanda che appunto vorrei toccare, l'ultimo punto in termini proprio di risultati, diciamo, anche diciamo, volendo anche a livello di costo, se chiaramente si può dire anche in maniera percentuale se insomma ha ritrovato dei benefici anche sotto questo aspetto. Principalmente io, essendo occupandomi della parte tecnica, la parte costi la lascio al mio responsabile, no? Sono un IT da trincea, come si dice, da prima linea, diciamo. Il costo sicuramente, perché la vecchia, cioè la concezione che aveva l'IBM, che è ancora, per quello che riguarda la parte dei costi, la parte delle licenze, è comunque un qualcosa di molto dispendioso, nel senso che, a parte il costo iniziale, che è notevole, ma poi praticamente tutti gli anni ti viene a pagare quello che ti costava inizialmente. Noi qua, a parte il fatto di aver fatto un contratto economico per 3 anni, e qui sicuramente i vostri commerciali sono stati veramente bravi, diciamo. Noi comunque abbiamo un costo certo iniziale, e poi dopo abbiamo il solito contratto di manutenzione, come funziona con tutte i software che vengono comprati in giro per il mondo. La politica dell'IBM sul fatto dei costi, ma questo non soltanto per quello che riguarda l'emulatore 370, ma anche per quello che riguarda tutto quello che è il mondo IBM, è una cosa complicata e diciamo che ogni tanto irrita leggermente. Questa è anche una ragione per cui noi comunque abbiamo altri progetti in futuro con Micro Focus in piano, perciò diciamo Ottimo. Che si sta delineando una collaborazione importante. Mi fa molto piacere sentirglielo dire, assolutamente. Sono innamorato di Micro Focus, devo dirlo. Cioè, sono innamorato dal primo giorno quando ho visto il Visual Cobol. Perciò da quel punto di vista. Sì, sicuramente, diciamo, perché oltre al fatto tecnologico, insomma, mi sento di poter dire che comunque abbiamo dei professionisti che riescono a supportare poi l'implementazione delle nostre soluzioni da qualsiasi tipo di cliente. Quindi sono certo, diciamo, che meglio il feedback che senti. Sì, li considero fantastici, perché sono stati veramente, veramente in gamba. Io come le dicevo oggi, faccio 40 anni di lavoro, sto vedendo l'uscita dal tunnel, no? Certo. 40 anni di società, di persone nell'ambito dell'IT, ne ho viste tante, ma devo dire che Micro Focus ha dei personaggi di uno spessore professionale veramente alto. Su quello devo fare i complimenti per quello. Ottimo, mi fa piacere. Porterò i suoi complimenti alle persone, sicuramente. Niente, allora direi che abbiamo toccato tutti i punti, direi che abbiamo espresso bene quello che è stato il progetto dell'azienda Emiroglio, e abbiamo toccato, appunto, ripeto, tutto quello che ci piaceva toccare con lei. Quindi non vorrei rubarle altro tempo, la ringrazio infinitamente per, appunto, aver accettato e per partecipare al nostro evento di punta. Quindi la ringrazio nuovamente e la saluto. Speriamo di rivederci in un clima mondiale un pochettino più tranquillo, diciamo. Assolutamente sì, fisicamente. Fisicamente, esatto. Okay. Va benissimo, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Salve. A lei. Thank you to Mr. Chiavassa for sharing that information with us and for the great presentation. Also, thank you to Eduardo Bedini, our Marketing Programs Manager in Italy, for all of your work with that interview. And thanks to all of you for viewing this video. If you'd like more information about the products that we discussed or anything else, feel free to reach out to us. Our contact information is there on the screen.